Sono appena uscito dal cinema dopo aver visto quella bomba che è Bohemian Rhapsody, il film sulla storia di Freddie Mercury e dei Queen, e assolutamente lo consiglio a tutti i DJ, ma anche in generale a tutti gli appassionati della buona musica. Bohemian Rhapsody è un film del 2018, uscito in Italia al cinema dal 29 di novembre, che racconta la storia di Freddie Mercury, delle origini dei Queen, fino insomma, la storia che conosciamo bene. Insomma, non voglio raccontarvi la trama perché non ha molto senso. È un film che ha avuto una gestazione lunga e faticosa. Non si sapeva all'inizio chi doveva essere l'attore che interpretava Freddie Mercury. Si vociferava su Sacha Baron Cohen, che è rimasto molto dispiaciuto di non poter avere quella parte. C'è stato poi un cambio di regista in corso perché Bryan Singer è accreditato come regista del film, ma è stato licenziato prima della conclusione delle riprese. All'inizio c'era un po' di preoccupazione su questo film. Poi però, fin dal primo trailer ha messo d'accordo tutti, l'attesa è cresciuta fino ad arrivare all'uscita nei primi di novembre in America e un sold out dietro l'altro al cinema. L'evento è epico perché era tanto che non si aveva una biopic su una band rock, ma anche in generale un film di questo livello, di questa portata, ce ne sono stati pochi negli ultimi decenni. Posso pensare a Ray e a Get On Up, che comunque ha avuto una produzione molto più limitata. Questo è veramente un evento cinematografico, e un evento cinematografico e dopo tanto torna a parlare di musica. Non sono tanti i film della storia che parlano di rock band o di personaggi della musica rock. Doors, il film su di Doors è già passato un bel po' di tempo. E quindi allora c'era molta attesa. I Queen sono stati coinvolti nella realizzazione. Brian May è stato molto tempo agli studi di Abbey Road per curare la resa sonora del film. Tengo subito a dirlo che nel film si utilizzano le canzoni originali dei Queen e anche registrazioni rare, insomma, tratte dai multitraccia dell'epoca. Si usa la voce vera di Freddie Mercury, nessuno ha cercato di imitare o scimmiottare quella voce unica che tutti noi conosciamo. Il film è pazzesco, veramente un capolavoro, sia per i super amanti dei Queen, sia per chi semplicemente vuole godersi 2 ore e mezzo di tranquillità. Dico subito che ci sono alcune forzature narrative. Ma è normale, se uno vuole un documentario ci sono, cioè, quelli della BBC, oppure ci sono i libri, il libro di Mary Austin, la fidanzata di Freddie Mercury, oppure il libro di Jim Hutton, che ve lo consiglio perché è super carino. Non è un documentario, è un film, e di conseguenza ci sono delle forzature narrative. Però anche un vero fan dei Queen non può che apprezzare il lavoro che è stato fatto, e apprezzare ovviamente la storia, insomma, quello che è veramente una leggenda della musica e non solo. Ci sono molte tematiche che si sviluppano nel corso del film, ma ripeto, non voglio fare spoiler, veramente ve lo consiglio perché non c'è bisogno di dare delle chiavi di lettura particolari. Un altro consiglio che do è guardarlo in lingua originale perché si intrecciano nel film ovviamente le canzoni, la stesura, alcune battute sulle parole dei testi, eccetera, quindi risultano difficili veramente da rendere se tradotte in italiano. E poi la voce dell'attore che interpreta Brian May è sconvolgentemente uguale a quella del chitarrista dei Queen. Cioè, proprio fa impressione, sono abituato a sentire le interviste di Brian May. E poi, insomma, ovviamente l'interpretazione di Rami Malek, ma anche tutti gli altri attori, veramente eccezionali. Fammi sapere cosa ne pensi e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi. Un bel like e alla prossima!